la scommessa di Crisciranni è quella di rivolgersi a tutti i bambini della città, a tutti i giovani, a tutte le famiglie della città. Lui è il mio amico del cuore. E lui è il mio amico del cuore. I bambini vengono aiutati a ritrovare dignità attraverso lo studio, poi possono giocare. Ho scoperto un mondo che in qualche modo mi ha cambiato, perché poi siamo tutti uguali, non facciamo differenze tra l'uno e l'altro. Il quartiere, che è un quartiere storico a rischio di disagio giovanile, il cosiddetto quartiere della Fontana o della Vignazza, in questo quartiere nel tempo, un quartiere che si è spopolato, c'è una grande presenza soprattutto di famiglie con difficoltà o famiglie straniere. Grazie al contributo dell'8 per 1000 abbiamo un po' delineato il senso del progetto, un luogo educativo per ripensare la città dalle sue periferie e integrare i tessuti relazionali e dare una prospettiva di futuro soprattutto alle nuove generazioni. Bisognava dare un nome al progetto e ci siamo ricordati di un antico rito Crisciranni. Crisciranni! Il Sabato Santo, quando si slegavano, in siciliano si sciuglievano le campane, e nelle famiglie i genitori lanciavano in alto i bambini gridando Crisciranni. Non è un augurio soltanto, è un imperativo, devi crescere grande. Prima si inizia alle 3:30 a fare i compiti, poi verso le 5:30 si inizia a giocare. Ci sono gli amici, si parla di famiglia. Io vengo da un paese diverso che è il Marocco, però penso che tutti gli amici possono essere lo stesso amici, anche se uno viene da un paese diverso e un altro pure. Anzi, scopriamo cose nuove, facciamo nuove conoscenze, nuove tradizioni, nuove culture, quindi qua la differenza non si nota neanche. Hanno tantissimi sogni, tantissime aspettative sul loro futuro ed è stato bellissimo vederli giocare insieme, perché comunque vanno d'accordo, cioè è come se davvero queste nuove generazioni, insomma, non abbiano difficoltà a relazionarsi fra di loro, mentre invece magari per i più grandi è diverso. Sono mossi da, insomma, partono già con dei pregiudizi che i bambini non hanno. E poi l'altro momento importante è quello estivo, in cui Crisciranni si apre nel vero senso della parola a tutta la città attraverso il Grest, che negli anni è passato dai 18 partecipanti del 2010 quest'anno ad avere 250 bambini, 100 ragazzi adolescenti che prestano il loro servizio, prestano il loro tempo per un mese e mezzo continuato quasi tutti i giorni per dare una mano appunto ai ragazzi e ai bambini che frequentano le attività del Crest estivo. Dopo tanti anni questo obiettivo è stato centrato, il riuscire a dare una dignità, il riuscire a far sentire importanti i ragazzi, i bambini che frequentano Crisciranni. Due amici del cuore.